Ma perché ogni volta devi fare storie con me? Di prima mattina, oh. Vabbè, non la faccio più, non la faccio più. Con due! Madonna, un po' di fantasia. Arriva, che mi avevi chiesto? Vodka lemon? Raga, noi un attimo al bagno perché veramente qua è Narnia. Vediamo un po'. Ok, benvenuti al bagno. Ciao. Volevo guardare questo trucco. Ma chi so? Pensavo con un quadrassi. Qua è tornato Gigi, la trottola. Non ti scolli un po'? Vabbè. Sono scherzato, dai. Vabbè. No, perché se no... Che dai, davvero. Au! Au! Au chi? Au! 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 Quindi qua abbiamo un intruso, un intruso a mangiare qua in camera. Ragazzi, è entrato, ha fatto colazione. Sì, ci ha svegliato, ci aveva rubato tutto. Bravo. Sto cercando di fare un video stupendo, mi sto impegnando tantissimo, quindi niente, apprezzate l'impegno, se mi esce bene, se non mi esce... La salsa, pasito de bachata, hago una serenata y te mando al carajo con las maras. Oh, ma che è? Quei quattro a cena? Ma c'è Rossetto! No, ma te sto a truccare, aspetta, te trucco. Sei carino. Madonna. Fammi vedere te. No, vabbè, ma te sei assurdo. Zitto, baciami. Ebbene, è uscito il video sul canale. Scorrete alto come dito, siamo con i Q4, eh. Eccoci, te puoi sbagliare. Scorri in alto. Swipe up. Questo è fa. Swipe up.
Qua. La baciata. La baciata. Non la baciata. No. Anche la baciata. Guarda. Però ma dove siamo? Ma pezzo di fango, vieni qua che te sbrufolo tutto! E dieci allora! Vieni qua che ti sbrufolo tutto! Dieci allora, non prendo l'altro! Oh bella, ma te devo soffrire il caffè? Sì, di caffeinato, grazie! Okay. Guarda il video, guarda il video, guarda il video. Grazie a tutti voi, grazie, grazie, scorrere in alto. If you want me to listen, then get on your knees and beg. Ragazzi, prima cosa daremo il panico. Testiamo questo letto. Pronti? Questo è molto bello. Molto bello, molto bello, molto bello. Ma tu chi sei? È lei, dai, mamma mia, sempre in mezzo. Sicuramente, a parte 18 menti, a settembre, ti piacerebbe, eh? Mannaggia. Innanzitutto dei cammi, perché ci ho provato e molto probabilmente appena torno gliene stampo uno diretto. Come qua siamo isolati dal mondo? Questo posticino, stiamo andando a cercare della vita più in centro, quindi queste sono le avventure di Gian e Giacomino. Le svariate ore di ricerca, non è vero, sono stati 2 minuti di camminata, abbiamo trovato della vita, per fortuna. Quindi adesso andremo a vitalizzarci, come si dice. Ma dimmi la verità, quanto mi vuoi bene tu dall'1 al 10? Dall'1 al 10 tantissimo. Lo sapevo. Però vedi che dall'11 al 31 vado a Ibiza. Ho prenotato per gli amici. Quando non vedo niente, ma quanto è sorco. È Eugenio Scotto, quanto? Quanto è bello! Quanto! Che io la mattina mi sveglio, perché io faccio colazione con il cappuccino, e ogni volta che lo bevo, subito dopo, devo andare a cagare. Ovviamente noi arriviamo al mare e che cosa devo fare? Le foto a Marta Rosito. Woo! E tipo alle 2, fate conto, alle 2 esce TikTok comedy, stupendo.
con me. Bambine, se non le metti sotto la doccia. Comunque al mare esiste proprio una favola, l'acqua stupenda, il caldo, i cuori. Cioè raga, mi sto andando a fare le foto, quindi sì, escono e sono fighe, fighissime, più belle che non si può, che sta a fare Giacomino, le avventure di Giacomo e Gianni. Comunque, e la foto sarà fatta da Giacomello, quindi se usciranno, sono fighe, sono stupende, belle, non lo so, fatte bene, alle 21 uscirà il post. Se non riesco, fatte bene così, per le 21 sarà domani il post. Le foto le ho fatte, sono di Dio e sono foto spettacolari, quindi alle 8 usciranno. Post alle 8, vi voglio tutti connessi, dobbiamo spaccarlo tutto. Come si dice sti casi? Gang, no, eh. Raga, non è vero, sto a modificare le foto, quindi oh. Escono alle 9. Facciamo che escano alle 9. Alle 9. So, vabbè. Ambedi lì, che bel ragazzo. No, lui un po' meno, poi messo così. Con chi stai a fianco? Dice sei cambiato, ma sei cambiata anche tu. Tu dici di amarla ma lei non ti vuole più. Baby tu con me lo sai che non si può. Richiama solo se ti passa pure. A parte il fatto che io mi sveglio, ci sta quella puzzona lì. Ecco, si è coperta la faccia. Mi alzo. Portato sulla colazione. Comunque, dopo voglio farvi un discorsetto riguardo 1. L'America, 2. L'Italia e di tutto quello che sta accadendo anche in America riguardo TikTok. Comunque è una cosa che mi interessa perché io sono sulla piattaforma. Qui c'è un biliardo. Dai. E vabbè, comunque vi lascio pure il box delle domande, così potete fare qualsiasi domanda, quello che vi pare. E niente. No! Oh, amore! Vede i capelli di de no, Marta. Non voglio dai. Guardo il discorso che avevo aperto prima di TikTok in America e dell'America.
ve lo scrivo adesso subito qui, perché se no ci metto tantissimo, quindi scrivo una cosa tutta quanta da leggere, e mi fa piacere sapere cosa ne pensate, ovviamente. Tralasciando il fatto che sappiamo tutti quanti della Maria che dovrebbe chiudere TikTok e tutto quanto, perché Trump è geniale, l'unica cosa che sta pensando in questo momento dopo tutte le parti che ci sono state è chiudere un'applicazione, però vabbè. Vi scrivo qui il pensiero riguardo questa questione, insomma. Voglio chiedere davvero tantissime scuse a tutte le persone che c'erano stasera alla serata, ma come sapete non è stato un evento per noi, non era un meet and greet che dovevamo incontrare voi, e quindi mi dispiace tantissimo se per alcuni non siamo riusciti a fare le foto, ci hanno portato via subito perché dovevamo scappare via, dovevamo ancora finire, infatti adesso dobbiamo andare giù, siamo in hotel, dobbiamo fare delle cose, e vi chiedo davvero tantissimo scusa e grazie a tutti quanti che eravate lì, vi amo davvero tantissimo tantissimo tantissimo, spero per chi c'è stato e ha ascoltato quello che abbiamo detto anche io e Marta che sia arrivato a tutti quanti, vi amiamo e niente regà, io spero di rincontrarvi per bene tutto quanto presto, subito, il prima possibile. Ah, e un'altra cosa, la purtroppo tutto, come avete visto, chi c'era lì, la sicurezza, le transenne erano ingestibili. Io avevo i ragazzini che stavano per caso, che ci sono queste transenne gestita malissimo la situazione, perché magari forse non se l'aspettavano, perché alla fine io non ho annunciato nulla, non avevo detto che ero in quella città, quindi c'avevo questi ragazzini che stavano per cadermi addosso dalle transenne, quindi c'era tutto un po' gestito male. Però niente, mi dispiace davvero tantissimo, ho già detto, e spero che possiate capirci, quindi niente, vi amo davvero tantissimo, spero di incontrarvi tutti quanti di nuovo, eravate bellissimi tutti quanti, grazie. Una stella porta fortuna, io l'ho spiegato ogni sera, questa stella è stato per noi il primo premio Magna Grecia, io ti auguro e vi auguro che questa stella sia sempre la stella della vostra barra dritta, di rimanere quello che siete, no, fate quello che sentite. E non fatevi, è una frase scontata ma non lo è, non fatevi rubare i sogni mai da nessuno. Assolutamente, grazie mille. Grazie mille. Ma rimanete qua. Ragazzi, mi dicono che mi dovrei fare TikTok, me lo consigliate? Me lo consigliate? Che poi abbiamo lo stesso parrucchiere, dai, quasi, però a me però gli piace più il giallo forte.